serie Naruto Shippuden rappresenta una delle più popolari trasposizioni videoludiche di un manga di successo. Proprio di recente è stato raggiunto il traguardo dei 10 milioni di copie vendute. Per festeggiarlo... E per festeggiarlo e presentare soprattutto il nuovo capitolo della serie, il suo creatore, Hiroshi Matsuyama, si è presentato a Milano in tenuta da ninja. Potevamo noi di Game Time rinunciare all'occasione di intervistarlo? Ovviamente no. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations arriva a pochi mesi soltanto dal traguardo dei 10 milioni di giochi venduti dedicati a Naruto. Non è facile mantenere vivo l'interesse verso una serie per quasi 10 anni, ma l'entusiasmo della community cresce e per questo posso solo ringraziare i fan sparsi in tutto il mondo. Per questo nuovo capitolo volevamo fornire il maggior numero possibile di personaggi giocabili, più di 70, provenienti, come dice il titolo stesso, dalle due generazioni della serie animata. Il fulcro del gioco è la modalità Versus, con la possibilità di partecipare a sfide online in tornei da 8 giocatori. La modalità Storia è pensata per i giocatori più casual e potrà essere affrontata dalla prospettiva di 10 diversi personaggi. Ad arricchire la trama ci pensano i numerosi filmati originali tratti dalla prima e dalla seconda serie dell'anime, che dimostrano come la tecnologia di animazione sia progredita allo stesso modo della programmazione dei videogiochi. Quando ci si mette al lavoro su un videogioco bisogna immaginarne i controlli perché siano confortevoli anche per i nuovi giocatori. Poche semplici combinazioni devono mettere a proprio agio anche i giocatori occasionali. Con un numero così elevato di personaggi giocabili, la nostra principale preoccupazione è stata quella di bilanciare alla perfezione ogni singolo combattente, così che fosse possibile scegliere quello preferito senza preoccuparsi delle sue abilità o dei suoi punti deboli. Abbiamo voluto dare al gioco la massima longevità possibile, creando un collegamento con le carte da gioco. Ne esistono già 400 in vendita e possedendole tutte si sbloccheranno altre 20 carte nel videogioco da usare prima di un match online in una sorta di sfida carta forbici sasso per avere punti esperienza addizionali. Le versioni per PlayStation 3 e Xbox 360 del nuovo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations sono assolutamente identiche in termini di contenuti. Per coloro che hanno effettuato il preordine del gioco, abbiamo però riservato due tracce speciali tratte dagli ultimi capitoli della serie, oltre ad una traccia rap cantata da Killer B. So bene che Naruto ha una massa enorme di appassionati in tutto il mondo, ma il segreto del mio successo come game designer di questa serie è che io stesso sono forse il più grande fan di tutti. Per questo la community accetta le mie idee e le ama.